Catherine for Body, esattamente come dice la dea del Golden Playhouse, è il vecchio gioco uscito per console nel 2011, ma più corposo. Infatti è invecchiato benissimo come un buon vino ed è stato migliorato incredibilmente, sia dal punto di vista di trama, aggiungendo nuovi personaggi e nuovi finali, sia dal punto di vista di gameplay. Ma andiamo con ordine. La storia di Catherine narra di Vincent, un 32enne con una relazione stabile con una donna di nome Catherine, con la K. La donna dice di volerlo sposare e qui per lui iniziano le paranoie, in quanto non si sente ancora pronto per ciò. Ma la ragazza è insistente, quindi lui passa la maggior parte del tempo al bar a bere con gli amici, fino a quando non incontra Catherine, con la C, una baby doll molto avvenente ed estroversa. I due finiscono a letto insieme. In tutto questo vi è anche la nuova vicina, ovvero Catherine con la Q, che inseguita da uno stalker viene salvata da Vincent e aiutata a iniziare nuovamente a vivere e a recuperare la sua memoria. Più o meno l'intro del gioco è questo, ma vi assicuro che le vicende narrate saranno del tutto inaspettate e ricchissime di colpi di scena. Il titolo è una commedia romantica horror, un genere decisamente diverso dal solito, in quanto non è solo un gioco interattivo, dove bisogna fare scelte per poi decidere il finale, ma è ibridato con puzzle game davvero intelligenti durante la fase dei sogni, ove dovremo spostare cubi per salire in cima ad una torre fatta dagli stessi, fino a raggiungere la vetta. Anche le musiche sono davvero belle, con uno stile da club rosa, diciamo, e creano un'atmosfera davvero suggestiva. C'è poco da dire di Catherine in una recensione, proprio perché il gioco è davvero semplice, ma allo stesso tempo ha una trama davvero ben fatta che ci porta anche a rivedere noi stessi come persone. È difficile dare un voto in quanto è una remastered completamente rinnovata, appartenente ad un genere di sicuro non classico, quindi spero di aver accontentato la maggior parte di voi in questo modo.